cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo. Fu nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.